Si è tenuto questa mattina a Pesaro il flash mob di Will Marche in Piazza del Popolo con la campagna nazionale Zero Morti sul Lavoro. Il sindacato ha portato 146 bare nel centro cittadino, numero che rappresentano i morti sul lavoro nelle Marche negli ultimi 5 anni, 9 di questi avvenuti in questo 2024, di cui uno a Pesaro nel maggio scorso. È una campagna che portiamo in tutta Italia, quella di zero morti sul lavoro, per far comprendere a tutti, alla popolazione, non solo gli addetti al lavoro, che tante persone muoiono, vanno al lavoro e non tornano la sera a casa e lasciano famiglie disperate. Ce ne sono anche tantissime che si ammalano sul lavoro e chi magari perde un braccio, una gamba e la vita di quelle persone cambia. Allora l'impegno deve essere l'impegno di tutti e di tutte, non solo di un'organizzazione sindacale, di tutte le organizzazioni sindacali, della politica, delle istituzioni. Vogliamo un tavolo con questo governo, un tavolo serio. Abbiamo fatto proposte, le abbiamo consegnate, le abbiamo spiegate. Alcune sono semplici, si potrebbero mettere in atto senza costi, però questo tavolo non l'abbiamo, l'abbiamo avuto solo su una piccola parte della patente a crediti, che è un provvedimento fatto in fretta e non tra l'altro esaustivo. Noi vogliamo un confronto vero, perché vogliamo veramente arrivare a far sì che non ci sia nessuna famiglia che deve piangere la vita di una donna o di un uomo, di un ragazzo o di una ragazza che non torna a casa la sera dopo essere andato al lavoro. Nell'Italia è più di 1.000 morti all'anno, tenendo conto che sono solo quelli registrati dall'INAIL. Ci sono parti del nostro sistema che non fanno riferimento all'INAIL come copertura assicurativa, quindi sono molte di più. Poi contiamo quelle che non vengono registrate, che sono quelle del lavoro in nero, del lavoro sfruttato. Le persone che vengono abbandonate nei campi, poi si dice hanno avuto un malore, spesso quel malore invece è una morte magari legata al caldo di persone irregolari che però vengono sfruttate. Il lavoro non può uccidere, il lavoro deve essere un elemento per poter vivere bene dignitosamente. Queste 146 bare alle mie spalle e sono i morti sul lavoro e mancano i morti in itinere, mancano le persone che si sono infortunate, mancano tutti quei quelli che comunque soffrono di quelle che sono malattie professionali. Raccontano una storia di lavoro che non è un lavoro che dà la vita. Noi vorremmo un lavoro di qualità, un lavoro che consente, che dà anche l'indice di quanto sia civile un paese. E quindi pensiamo che da qua dobbiamo ripartire tutti insieme con formazione adeguata, con la persona al centro del sistema lavorativo e non il profitto, e con un sistema sanzionatorio efficace nel momento in cui il datore di lavoro o l'azienda ha degli interventi o dei comportamenti che sono lesivi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori. Presente al flash mob anche il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, a sostegno dell'iniziativa promossa dal sindacato. È ora di passare dalle parole ai fatti. Ormai sono decenni che si parte di voler ridurre quelle che sono i morti sul lavoro. Purtroppo sono sempre di più. Tra le azioni che bisogna portare avanti, sicuramente un'azione di sensibilizzazione più forte, di formazione, sia di chi offre il lavoro, ma anche di chi lavora. Perché anche chi lavora molto spesso, magari in maniera superficiale, va a ridurre quelli che sono i dispositivi per la sicurezza. Dall'altra parte, sicuramente importante è aumentare i controlli, cioè far sì che gli enti competenti assumano persone per poter avere sempre più ispettori, quindi in grado di poter andare a fare le visite nei vari cantieri o nelle varie aziende.